Paolo Barnard mostra il suo cazzo per conquistare le donne. Cose incredibili, cari amici, cose incredibili. Mi ha informato il mio amico Andrea, And 86 8632, il quale sa tutto e di più. E siccome la mia conoscenza di Paolo Barnard risale a tanto tanto tempo fa, quando io ero appena approdato sul web, e poi la mia conoscenza di Paolo Barnard è continuata nel corso del tempo, ed oggi siamo arrivati a questo video intitolato Paolo Barnard mostra il suo cazzo per conquistare le donne. Sì, perché lo stesso amico Andrea Anda 8632 mi ha inviato il website di Paolo Barnard, dove c'è una foto di un uomo fotografato dalla cintura in giù, con il cazzo in alzabandiera. Effettivamente un bel cazzone, effettivamente. Io però ho chiesto al mio amico: ma sei sicuro? Sei sicuro che non è una qualche mascalzonata di qualcuno? E lui mi ha detto: no, no, la notizia è stata ripresa anche dal website fanpage. Io sono andato a fare le mie verifiche. Sì, il grande website fanpage parla del cazzo di Paolo Barnard. Però lo ha schermato il cazzo, capito? Perché non è corretto farlo vedere su un website pulito come fanpage. Beh, cari amici, che dire, che dire, che dire? Io nel riassunto di questo video non ci metto gli antichi video che io ho dedicato a Paolo Barnard, ci metto tutta la documentazione relativa al suo cazzo. E anche la documentazione relativa ai suoi rapporti con Marco Travaglio. Se voi state attenti e guardate l'aspetto fisico di Paolo Barnard e l'aspetto fisico di Marco Travaglio, vedete che sembrano due fratelli, somaticamente parlando, o due gemelli, gemelli, coltelli, fratelli. Fratelli coltelli, infatti si detestano. Dio quanto si detestano! Beh, sono scavati magri, magri. C'hanno tutti e due un aspetto dei giustizialisti, capito? Sembrano dei Robespierre, cioè gente che vorrebbe portare tutto il mondo sotto la ghigliottina. Però se Paolo Barnard pensa di conquistare l'amore delle donne mostrando il suo cazzo, si è sbagliato di grosso, si è sbagliato di grosso. Perché a me quella immagine lì dove Paolo Barnard mostra il suo cazzo in erezione mi fa quasi l'impressione di uno che le odia le donne. Perché se uno vuole l'approccio con le donne mostrando il cazzo e comincia male. A me una volta una donna mi disse che i discorsi si cominciano parlando e dopo si concludono a letto, ma cioè una donna una volta mi disse, una donna intelligente una volta mi disse che i rapporti cominciano parlando, dopo alla fine si concludono a letto. Per cui io non so che dire, cari amici, non volevo più dedicare dei video a Paolo Barnard, ma come faccio a tacere dopo che il mio amico Andrea, And8632, mi ha inviato una certa documentazione che voi troverete nel riassunto di questo video, cari amici, va bene? E io a Paolo Barnard gli consiglio di leggere quest'opera, perché se lui vuole l'amore di una donna, deve cambiare strategia. Non si conquistano le donne
esibendo il cazzo. Semmai dopo che l'hai conquistata una donna, dopo, ma ci vuole un po' di tempo, dopo a letto, se va bene, cari amici? Vabbè, cari, grazie ad Andrea, grazie a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.